Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Il 28 giugno scorso, attraverso Occhio Pavese, il dottor Michele Grandi, medico di medicina generale dell'ospedale di Voghera, fa appello alle istituzioni e chiede che le risorse del comune vengano utilizzate non solo per il teatro sociale o per l'ampliamento del palo Oltre Po, ma principalmente per ridurre i disagi socio-economici delle fasce più deboli della popolazione. I soldi per il teatro non vanno ai malati, ci sono vincoli di bilancio, aveva poi replicato Carlo Barbieri dalle pagine del quotidiano locale. Ecco, dottor Grandi, lei ci ha chiamati perché voleva fare una precisazione proprio in merito a quanto detto da Barbieri, è giusto? Sì, innanzitutto intendo ringraziare l'ex sindaco Carlo Barbieri che, rispondendo alle mie affermazioni, ha dimostrato interesse per l'argomento che ho trattato. Diciamo che io non disconosco assolutamente quello che l'amministrazione da lui guidata ha fatto in campo sociale. Con le mie affermazioni ho inteso portare all'attenzione delle istituzioni una problematica che io ritengo prioritaria, una problematica vissuta in modo sempre più preoccupante dai cittadini e con la quale noi medici di medicina generale ci confrontiamo ogni giorno. Quindi non c'è assolutamente stata nessuna intenzione polemica in quello che ho affermato. Le mie affermazioni vogliono essere uno stimolo per i futuri amministratori a fare, diciamo, di più in questo campo. Però il sindaco Barbieri ha sottolineato anche che lei era candidato consigliere comunale alle passate elezioni. Ecco, a questo proposito devo sottolineare che questa è una inesattezza. Infatti io non sono stato candidato alla carica di consigliere comunale alle ultime elezioni in nessuna lista. Questo è dimostrabile, ecco, dagli atti. Grazie. Grazie a voi.